Censo, buongiorno. Mi ha Buongiorno. preso un parola, abbiamo detto parlavamo di pecorino e vedo ti sei attrezzato. Beh, ristorante agrituristico non poteva assolutamente mancare del pecorino e magari con un po' d'orgoglio dell'ottimo pecorino. Senti, pecorino nell'antipasto, nei nostri taglieri, a fine pasto, per un pochino di dessert, fra virgolette, salato, se vogliamo. Però anche nei piatti. Certo, il pecorino non dimentichiamo che è pilastro portante della cucina toscana. È molto diffuso, molto duttile, si adatta benissimo agli antipasti, ai primi, secondi e perché no anche a qualche dolce. E, come abbiamo appena detto, a fine pasto è molto buono e si adatta sia a ricette complicate come anche a ricette semplicissime che rendono i nostri piatti con un pizzico di pecorino da decidere se fresco o stagionato, semistagionato, possono rendere i nostri piatti molto saporiti e molto interessanti. Ad esempio, piccolo suggerimento, magari potremmo fare un crostone con pane toscano, quindi leggermente sciocco, potremmo grigliarlo leggermente, fare con della cipolla, dell'ottima cipolla di Certaldo, saltata in padella con un filo d'aceto e una spruzzatina di zucchero, quindi renderla leggermente agrodolce, potremmo metterla sopra il nostro crostone, un po' di pecorino semistagionato. Io preferisco sempre il semistagionato rispetto allo stagionato o al fresco perché è il giusto compromesso, la giusta via di mezzo. Quindi crostone, cipolle, pecorino e poi una leggera spolverata di origano, meglio se secco, e forno. Dolce dolce in modo tale che deve semplicemente ammorbidire il nostro formaggio. A quel punto un filo di olio extravergine di oliva e buon appetito. Se gradite una macinata di pepe nero di mulinello e vedrete che è un ottimo antipasto. O può essere anche un ottimo piatto unico, molto saporito e molto gradevole. Senti, io ti lascio perché mi è venuta l'acquolina in bocca, però prima ti volevo domandare, i menù tuoi serali, ma di antipasto, cosa c'hai di invogliante, di stuzzicante per l'appetito? Beh, parlando di pecorino, per l'appunto, potrei suggerirvi di venire a provare il nostro sformatino di verdure. Facciamo questo sformatino, con spinaci e bietole, quindi un bel verde intenso, molto saporito, su una crema di pecorino, anche questa volta semistagionato, e è un connubio fantastico. È un ritratto della Toscana. Benissimo, io ti saluto, ti preannuncio che non finisce qui, quindi parleremo ancora del pecorino perché è un prodotto che entra molto nei nostri piatti e nella nostra tradizione. Ti ringrazio Vincenzo, ciao e a presto. A presto, grazie a voi.